Bonsoir à tous. Bon, ça va pas être aussi musical qu'en langue italienne. Io traduco, cioè, devo io, traducire. Tu sei là, sei là. Vai, vai, parlo. Dice che non sarà così musicale che la lingua italiana, ma ci si fa, ma non si fa che la lingua italiana... È très musicale. Voilà. J'ai l'impression che je parle... donc, tout d'abord, merci pour cette invitation. Pour la résidence et aussi pour cet espace qui nous accueille ce soir. Grazie alla residenza Loft. Io traduco in grosso perché cioè, non faccio la traduttrice di professione e potrei perdermi, quindi traduite il concetto, non le singole parole. E poi perché sennò stiamo tre ore. Donc, je suis donc Mouna Jmel Ciel, je suis artiste visuelle tunisienne, protéiforme. J'utilise souvent ce mot de protéiforme parce que mon art prend beaucoup de formes. Il passe du dessin à la photo, à la vidéo, à l'installation. Donc je ne suis pas vraiment classée dans une catégorie de photographe, de vidéaste ou de performeur. Je suis mon intuition, mes envies. De toucher, d'expérimenter à chaque fois. Allora, sì. Lei si considera artista proteiforme, se traduce così in italiano, sì. Proteiforme, perché appunto non ha soltanto un linguaggio o un mezzo, ma passa dalla foto al video, alla performance, e insomma è molto eclettica il disegno. La sua pratica è molto ricca, è molto varia. Et donc j'ai choisi ce soir de vous montrer, comme ça parle de corps politique, j'ai choisi quelques travaux qui ont un rapport direct avec le corps, notamment le mien surtout, et bien d'autres, mais le corps et le contexte politique. Vista la tematica del talk, ha scelto di presentarci questa sera quelli che sono per lei lavori che innanzitutto la riguardano proprio fisicamente e personalmente come persona e poi che hanno sicuramente un'impronta politica molto forte rispetto al suo paese. Corpo, così, grazie, infatti tu pure parli francese di corpo e politica. Tu ci dai il tempo, a 10 minuti mi fai un segno. Donc la liaison en tant qu'artiste, je ne prétends pas résoudre les problèmes qu'il y a dans le contexte politique, je ne prétends pas contrer le terrorisme, je ne prétends pas, mais le fait de travailler et de montrer ce qu'on peut faire l'artiste, montre qu'il y a autre chose que le terrorisme, que le mal politique. Et ce parallèle, c'est une sorte de résistance, une sorte de résistance avec le travail artistique. Allora, lei dice che il suo essere artista lì a tutte le tue arti, il suo discorso, no? Oui, tout artiste, je dirais, Allora, Mouna dice che il suo essere artista è in qualche modo una forma di resistenza. È una forma di resistenza e anche un modo per mostrare che nel suo paese non ci sono solo terroristi, non ci sono soltanto problemi politici, ma c'è anche un altro modo di resistere e di esprimere i propri punti di vista, che è quello di essere artisti, in più ha più spirito anche fama. Oui. Più lei lo fa come donna, anche insomma, dalle primavere arabe in poi è cambiato il suo paese, quindi, ma ce ne dirà poi lei di più. E quindi appunto lei dice che è un modo l'essere artista di difendere anche un altro punto di vista e un altro modo di senza avere la pretensione di poter stravolgere la storia, cambiarla, però di fare resistenza, di opporsi a quello che è in questo momento sono le tensioni nel suo paese. Je trouve que beaucoup d'artistes ont travaillé sur leur autoportrait notamment,
depuis ce temps. Il y a Rembrandt, par exemple, qui a fait 94 autoportraits. Molti artisti hanno lavorato sull'autoportrait, l'autoritratto, scusate. Donc, c'est normal qu'un artiste se prend en modèle, se prend en cobaye, il est cobaye de son expression. Et quindi l'autoritratto è un modo di essere capi di se stessi, del proprio lavoro. Tantissimi artisti fanno questi autoritratti. Donc, par exemple, là en 2010, juste avant que n'éclate la révolution, je sentais que le paysage humain a commencé à changer. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui commençaient à mettre le voile, d'autres. Il y avait un malaise identitaire, un malaise vestimentaire. Nel 2010, lei, poco prima della rivoluzione, quindi delle primavere arabe, Mona ha notato che nel suo paese era attraverso l'abbigliamento che già iniziavano a cambiare delle cose, e quindi ognuno in maniera molto personale dava un segnale del cambiamento che, ahimè, stava avvenendo nel suo paese. Cioè, tornava il vero. Esatto, tornava il vero, quindi... Che non c'era. Oui, c'était strictement interdit en fait de mettre le voile. Mais vers la fin du règne de l'ancien président, il a commencé à lâcher pour soi-disant vous êtes libre de mettre le voile. 2010. Fino al 2010 era vietato portare il velo, vietato. E poi appunto è cominciata questa decadenza del potere, che ha segnato invece l'arrivo di nuovo del velo, e oggi insomma sembrerebbe che la situazione sia irreversibile. Donc moi ça m'intriguait cette image de transformation du paysage humain et la interessava, aspetta, si interessa. Era molto sensibile, era interessata a questo paesaggio umano che cambiava, ho utilizzato proprio questa parola, per quello l'ho interrotta. Et je sentais que c'était l'influence des chaînes satellitaires orientales surtout. Le vide culturel qu'il y avait les dernières années faisait que les femmes surtout regardaient les chaînes orientales, et elles sont influencées par ces chaînes, et elles portent à la saoudienne, à l'orientale, à la thaïlandaise, à la... Allora, lei dice che la televisione, come da noi ci hanno rincoglionito, scusate, no? Con queste schifezze che vediamo da 30 anni e che oggi sono arrivate proprio all'apice dello schifo totale, lei dice che da loro il problema era la televisione invece orientale, ma orientale musulmana, che ha imposto sempre di più un'estetica, e che appunto piano piano lei vedeva questo paesaggio umano cambiare imitando i personaggi televisivi dei programmi televisivi imposti dal sistema. Ma chi si se la même chose? Ah, oui. La fluence in italiano, se la même chose. Donc j'avais fait cette série de 17 femmes tunisiennes toutes différentes, mais que je reconnais, qu'on peut mettre dans des cases. Quindi ha creato questi 17 portrait, se tua mamma la... Oui, oui, c'est moi. È lei stessa in queste foto, mascherata, lei dice. Quindi ha ricreato questi 17 portrait di queste donne che appunto tentano di assomigliare ai personaggi televisivi imposti quindi dal sistema, che passando alla televisione avevano un potere pazzesco, no? Dal punto di vista visivo, dettando anche le estetiche. Che però poi lo vedremo anche in altri lavori, piano piano in realtà hanno portato al vero, no? Cioè, sa bene giusto. Se mi vuole integrare. Ci vedo un'altra domanda di Leo. Donc après cette série, après la rivoluzione, il changement aussi pour les hommes. Ok, dopo la rivoluzione il cambiamento non è stato subito solo dalle donne, ma anche dagli uomini. Là donc j'ai fait toute une campagne électorale fictive avec un ami qui s'est déguisé en homme, 17 hommes, etc.
Bon, allora, giusto per dire, non ce lo mostrerà, però Moon ha lavorato anche sul cambiamento maschile. Però insomma c'è comunque un video sul figlio che è molto forte, quindi ecco la questione del genere già si sta aprendo, no? Cioè, questo cambiamento lo subisce sicuramente la donna da un punto di vista di una cultura maschilista, però la cultura maschilista impone anche all'uomo di rappresentare l'uomo in un certo modo. Quindi, questo che è interessante, che siamo tutti vittime, no? Di una cultura di questo tipo. Et donc, la période de 2011-2012, c'était vraiment une période à risque, où on sentait que peut-être qu'on va être comme l'Iran, ou qu'on va être comme ce qui s'est passé en Algérie. On ne savait pas ce qui allait nous passer, mais pour moi, j'observais toujours les gens, j'observe la société. Tra il 2011 e il 2012 la crisi era proprio palese, avevano paura di diventare come l'Iran, come l'Algeria, e in questa paura diffusa, appunto, una continuava a osservare questo paesaggio umano. Il fuoco, désolé, ici, c'est pas la télé, mais on a le temps de la télé. Non è la televisione, abbiamo i tempi televisivi, tranne se va di rimanere con noi a lungo. Là, donc, c'est une vidéo qui s'intitule Le sort. C'est la suite de déguisement. Ah non, c'est plus ça. Ah, voilà. Sinon, on va créer. Et puis, c'est très fort. Alors, questa, qu'est-ce que tu as dit? C'est une continuité de la série de déguisement, mais en travaillant sur mon visage par le maquillage. Allora, è nella continuità dell'altra serie che avete visto in cui Moona utilizza il suo corpo per mascherarsi in qualche modo, no? E rappresentare